Che pizza, ragazzi, che pizza. Ma buonasera gente, noi oggi pomeriggio volevamo fare un sacco di cose ma sta piovendo. Papà è già partito per lavoro, quindi noi già siamo soli. In realtà io oggi sono stata tutto il giorno fuori casa e sono rientrata proprio da poco e devo andare a prendere mia mamma perché dobbiamo andare a fare un'attività diversa. Siete pronti? Allora, che cosa è successo? Che è successo? Raccontalo tu, vai. Dovevamo andare in un posto. Posto. E che è successo? Che la macchina? Si è rotto. Si è? Si è rotto. Si è rotto il tergicristallo perché? Piove. Fuori piove. Praticamente noi siamo partiti da casa che stava piovicicando, ma non una cosa tragica. A un certo punto sulla strada ad alta percorribilità, ad alta velocità, è scesa una marea d'acqua. È iniziata a scendere tantissima pioggia, fortissima, e si è bloccato il tergicristallo. Quindi ho detto, vabbè, dai, mo riprende. No, non riprendeva. Ho iniziato a smuovere tutto. Niente, alla fine mi sono detta che appunto forse era il caso di accostarmi, ma non c'era un posto per accostare, quindi mi sono messa tutta quanta a destra con le quattro frecce e andavo proprio attaccata così al volante e guardavo piano piano per cercare di capire dove dovessi fermarmi, più che altro perché non c'era neanche un'area di sosta. A un certo punto nonna Adriana e ci ha chiamato perché era arrivata già alla destinazione dove dovevamo andare e mi ha detto ti raggiungo. Sta venendo con la macchina con Diletta. Dovevamo andare, sì, dovevamo andare con Benedetta e Diletta in un posto speciale. Invece che è successo? Che la macchina Diletta dorme. Meno male che a un certo punto c'era un benzinaio. Diletta ma sono uscita. È uscita? Ma sono uscita. Finita? Sì. Quindi io mi sono fermata. Le cose. Mo la mettiamo. Mi sono fermata al benzinaio. Perché ho detto almeno mi danno una mano a sbloccarlo. Perché io pensavo si fosse solo incastrato qualche cosa. E invece no. E invece no, perché anche a muoverlo non riparte. Proprio è morto. Ho chiamato il meccanico. Che tra l'altro è qua a 4 minuti. Ma mi ha spiegato che visto che è bagnato il motore del tergicristallo non si può sostituire al momento e quindi dobbiamo aspettare che si asciughi domani. Quindi non mi resta che chiamare qualcuno in soccorso. Per fortuna i miei suoceri sono nelle vicinanze. Sono questi. Mia madre ci avrebbe messo un'ora e passa a venire. E quindi adesso stiamo aspettando che arrivino i suoceri in soccorso. Ecco, Lavinia sta giocando con le gomme. Tommaso, come vedete, è bello che è andato, è crollato. E niente, quando arriveranno, domani mattina porterò i bambini con mamma che mi viene a prendere e li portiamo con la macchina. Insomma, niente, siamo fermi. Qua c'è una strada con delle macchine e delle case, quindi lasceremo la macchina qua stanotte. Che pizza, ragazzi, che pizza. Vabbè, fa parte degli inconvenienti, però è una cosa che mi dispiace veramente tanto perché stamattina ho fatto tutta quanta una passeggiata con Federica per comprare delle cose che servivano per casa, per sistemare casa. Mi trovo a dover concludere la giornata con un po' di amarezza. Vabbè, mo poi arriveremo a casa, devo preparare la cena. Mannaggia. Do you need pink? Yeah. Okay, that's your pink. How do you say? Grazie. Sì. Thank you. Quale vuoi colorare, amore? Quale vuoi colorare? Dimmi. Verde. Rosso? La dai verde. Certo. Continua così, Lavi. Forza, mamma. Bazzo. Buon appetito!
Buon appetito. È buona? Evviva. Eccomi qua. Quello che volevo fare in questi giorni in cui Alessandro era fuori per lavoro era organizzare delle attività dedicate soltanto ai bimbi, in cui potersi divertire insieme, spensierati, senza stare a casa come al solito, ecco, e soprattutto perché a casa si sarebbe notata l'assenza di papà, che invece è sempre insieme a noi. Però i piani sono andati tutti diversamente da quelli che avevo, ovvero la macchina si è rotta. Ora vi spiego un attimo cosa è successo ieri, perché poi ho interrotto le riprese e non si è capito niente. Appena sono partita stava piovendo ma pochissimo e il tergicristallo si è bloccato, ma in realtà funzionava, poi si è bloccato. Sono scesa dalla macchina, c'era una fogliolina, io ho tirato questa foglia e è ripartito, quindi ho detto: ah, vedi, mannaggia, si era bloccato con la foglia. Riparto e dopo 10 minuti, quindi quando già ero bella avviata, purtroppo si blocca di nuovo e questa volta non riparte. Io poi faccio un pezzettino di strada, era tutta quanta rettilinea, quindi sono andata pianissimo. Nonostante questo, ovviamente la gente mi ha suonato, cioè vabbè, chi se ne frega. Arrivo ad una svolta, giro, ma non potevo tornare indietro, cioè era proprio per andare solo dritta la strada. Solo che mi metto su questa strada laterale dove c'è un benzinaio, mi fermo al benzinaio e trovo due signore che mi dicono: guarda, non è il caso di circolare questa macchina, perché soprattutto è prevista la pioggia per tutta la notte, cioè dove cacchio vai? E soprattutto dove vai con la pioggia così, con i tuoi bambini al buio, perché poi stava iniziando a diventare buio. Quindi io ho detto: ok, ma io da qua mi devo spostare però, cioè dove vado? Da qualche parte devo andare, sempre perché, devo dire la verità che è un mio difetto, io non chiedo aiuto, cioè nel senso sono fatta così, male, nel senso che devo per forza fare le cose da sola, e questo non è mai positivo, perché in questo caso ad esempio avevo bisogno d'aiuto, non potevo cavarmela da sola, in questo caso avevo bisogno di qualcuno che mi venisse a prendere. Però ho cercato comunque di tornare indietro per conto mio, solo che per tornare indietro si era creato il traffico e quindi mi diceva 45 minuti, cosa che invece quella strada di solito ce ne metto 10-15, diceva 45 per via del traffico. E quindi mi sono fermata poco dopo, più avanti, perché mi sono resa conto che di nuovo pioveva talmente forte. Vado un pochino più avanti e c'è un centro di raccolta del legno. Quindi che faccio? Mi fermo al centro di raccolta e non c'è nessuno ovviamente, però c'era una strada con delle macchine parcheggiate, delle case, quindi ho detto: ok, non sono isolata, perché anche quello ho detto: non posso lasciare la macchina nel nulla. Poi soprattutto era buio, ero da sola con i bambini, cioè per fortuna i miei suoceri sono arrivati in pochissimo tempo, sono stati proprio i nostri supereroi. Come vi ho detto, non ho ripreso perché onestamente in situazioni del genere non mi va proprio di tirare fuori la telecamera. Poi dovevo gestire la pioggia, i bambini, insomma tutta la situazione, che è stata fortemente stressante, ma soprattutto è stata una situazione proprio demoralizzante, cioè io mi sono sentita impotente e quindi non potevo fare nulla. E niente, poi sono arrivati loro che ci hanno fortunatamente portato a casa in brevissimo tempo ed eravamo stanchissimi, abbiamo mangiato e poi ci siamo addormentati, cioè ho portato i bambini a letto e poco dopo io ho finito di sistemare un po' la cucina e poi sono crollata anch'io. È stata veramente faticosa la giornata e soprattutto mi dispiaceva tanto che avevo organizzato una cosa per loro e non sono riuscita a farla, però le cose vanno anche così. Quindi, come vi dico sempre, di organizzato potete avere il mondo, ma poi ci sono gli eventi che bisogna seguire e bisogna anche lasciarli andare, nel senso che ecco, non c'era soluzione. Ieri di certo non potevo andare al museo con la macchina rotta e i bambini comunque sono stati bravissimi come al solito. Tommaso ha proprio dormito tutto il tempo, cioè si è svegliato quando si è reso conto che eravamo in macchina dei miei suoceri, ma altrimenti proprio ha dormito tutto il tempo. Lavi invece è stato tutto il tempo a preoccuparsi insieme a me della macchina, è stata super divertente perché io ripetevo: si è rotto, mannaggia, si è rotto. Allora lei, quando io rientravo in macchina, perché ogni tanto uscivo appunto per cercare, come vi ho detto, di smuovere un po' il tergicristallo per farlo ripartire, rientravo e lei mi ripeteva: mamma, ok, funziona? E io dicevo: no. E allora lei: mannaggia, è rotto. Proprio perché ripeteva quello che dicevo io. Insomma, ragazzi, è stata un'avventura spiacevole che però mi ha fatto capire tante cose, ovvero che appunto devo sicuramente prendermi più cura della macchina, che invece io abbandono, nel senso proprio mi ci metto dentro e basta, ciao, non la controllo, non, così, abbandonata, e non va bene. Quindi sicuramente dovrò controllare un pochino meglio la macchina e niente.
questo video finisce qua, ma come vedete è iniziato un altro giorno e quest'altro giorno ve lo faccio vedere per bene, quindi mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi perché domani vi faccio subito uscire il video della giornata di oggi, cioè avete capito? Ogni giorno vi faccio un video, quindi cioè, o meglio di così, ma che cioè, non si può, non si può. Ci vediamo domani, ciao!